Allora, il Tor de Jane è anche questo. Siamo in un angolo magnifico di Valle d'Aosta, un ambiente adesso incerta. Siamo alla matta. Te l'ho dato in italiano il posto dei matti, ma non siete matti. No. Speriamo di no. Come ti chiami? Come vi chiamate? Daniele. Daniele, e io Carla. Il Tor de Jane che cos'è per voi? Beh, il Tor de Jane è dalla prima edizione che lo seguiamo continuamente, quindi è una manifestazione che coinvolge tutti. Cioè noi venivamo sempre su alla sera a accendere un falò lì per agghiettare. Questo posto è la matta, qui ci sono i matti del Tor che vengono avanti. Due ragazzi che vengono dal. Questo è sicuramente vero. Tra l'altro vedo io lo sponsor, main sponsor del Tor de Jane. Benvenuti nel paese dei matti. Benvenuti. Come sta andando questo? Stiamo bene, siamo in rimonta, quindi siamo carichi. Non si lotta per la vittoria, ma si lotta per essere al traguardo. È sempre una lotta con se stessi il Tor, non è forse fatto di classifica, è una sfida con se stessi, penso. Sì, certo. Sì. Non trovi che questo è un angolo magnifico di Valle d'Aosta? Certo, ma tutta la Valle d'Aosta. Però questa zona qua, io abito lontano da qui, preciso, a me stupisce la bellezza di questo ambiente. Bellissimo, dappertutto, ogni angolo, forse la bassa valle magari un po' monotona per i corridori, però quando si alza sulle quote un po' più alte, sì, quando ci si alza. Sì, la zona di Pont Saint-Martin, Donnas, così è un pochino sempre uguale, però certo. Noi veniamo dalle montagne, quindi abbiamo la montagna. Ma la cosa bella non trovi che è questa, cioè trovare persone che sono qui, questo è il vero Tor, voi atleti e poi gente, guarda che visi. L'augurio di vedervi fra 50 anni così, Sì, genuini. Ci rivediamo tra 50 anni. Ecco. Sempre qua. Noi non facciamo proprio questa vita qua, però l'hanno fatta i nostri, quindi abbiamo ereditato una baita che abbiamo aggiustato per poter... Ma sai cos'è che penso? Penso a quanti hanno camminato, quante volte. Sì. Quante volte ci sono passate generazioni. Io. Prima dei matti passavano qua con i muli e quant'altro. No, buon viaggio. Tanti auguri, bravi. 10 minuti abbonati in classifica. Sì, benissimo. No, questa è una via di comunicazione, specialmente il colle della Mologna Piccola, di commercio tra la valle di Gressoney e il Biellese. Quindi qui le donne passavano il colle tutto l'inverno, non solo d'estate. E scommetto tu da bambino passavi l'altra parte. No, io no. Comunque, sei innamorato di una ragazza i nonni no, sì. Io sono sua sorella. Sorella. Ah. No. I nonni sì lo facevano. E le donne tutte le settimane portavano la roba che producevano. Pensa che la scambiavano un chilo di zucchero, un chilo di burro con un chilo di sale. Ed era talmente prezioso il sale che la nonna raccontava che non ne mettevano una manciata nella minestra o nella polenta o quello che facevano, ne mettevano un granellino in un angolo della bocca appena. E lo tenevano lì ben caro per salare un po' tutto quello che... Qua è la storia che si ripete, si rinnova. Abbiamo parlato anche delle donne. Ecco, qui abbiamo una donna, se ho visto bene, del Tor che sta arrivando. Quindi sì. La prendiamo al volo. Non so di che paese sia, non ho la più pallida idea. Da dov'è che vieni? Da dove vieni? È spagnola? Sì. Allora qualcosa. Bienvenida! Bienvenida a un paradiso quasi. Paradiso o l'inferno? Paradiso di vista. Vieni. E anche una come bella spagnola. Sari. Da dove? Eustachi? Spagna, Paesi Baschi? No, Castellón, Comunità Veneziana. Ok. El paradiso o l'inferno? Ahí está aquí. Las dos cosas. Es una mezcla de todo. ¿Tú eres contenta de la Valle d'Aosta de esta? Molto. Guarda qué belle persone. La gente. Grazie. Molto buena. Un bacio. Simpatica. Anch'io, anche se da una donna non l'accetterà tanto volentieri, ben volentieri. Brava. El que termina el Tor se va hecho un hombre de aquí. Verso el paradiso de Courmayeur. Avanti. Brava, avanti. Ciao. Prima troverai il paradiso di Gressoney e poi... Pian piano arriva Courmayeur.